I pazzi sono morti. Tutti quanti. Devo ammetterlo. Non avrei mai pensato di desiderare tanto la morte di qualcuno. Neanch'io. Ezio, ti ringrazio per aver mantenuto in vita un poco più a lungo questo mio sogno. L'onore è mio, signore. Cosa farai adesso, figliolo? Ci sono ancora altri che devo trovare. Stanno già piantando i loro artigli nel cuore di Venezia. No, la bella Venezia. Allora è lì che deve condurti il tuo viaggio. Prima che tu parta, ho qualcosa per te. Un dono. Questa cappa ti identifica come amico dei medici. Finché l'indossi, le guardie saranno più indulgenti nei tuoi confronti. Bada però, essa non ti garantisce l'immunità dalla legge. Che la fortuna favorisca la tua lama. Leonardo? Leonardo! Mi dispiace, messere, ma è partito. Una nobile famiglia veneziana ha commissionato al maestro dei ritratti. L'hanno finanziato perché trasferisse l'intera bottega a Venezia. È una magnifica occasione. Molte grazie, amico. Leonardo! Ezio? Che fortuna! Io... ho avuto un piccolo contrattempo. Vediamo se posso aiutarti. So come aggiustarlo, ma da solo non ci riesco. Ce la fai ad alzare il carro? E questo cos'è? Eh? Pare un pipistrello gigante. Oh, nulla. Un'idea alla quale sto lavorando. Non potevo lasciarla indietro. A che serve? Ebbene, non è ancora il caso di parlarne. Dai, al diavolo. Non ce la faccio a trattenermi. Ezio, credo di aver scoperto come far volare un uomo. Avanti, su, guido io. Ma non ti ho nemmeno detto dove sto andando. Venezia, che città magnifica! Così tante fonti di ispirazione, il Ponte di Rialto, Piazza San Marco, l'Arsenale! Che accade? Non siamo soli. Ma che succede? Chi sono? Uomini di Rodrigo Borgia. Perché? Che vogliono da noi? Credo ci vogliano morti. Nasconditi, presto! Cercano di salire a bordo! Falli cadere! Ezio, qualcuno è salito! Fate le curve strette per far inclinare il carro! Attento a non rovesciare il carro su un lato! Whoa!
Leonardo, sono qui per me, non per te. Ti raggiungo più tardi. Là! Tirate giù quel cane! Adesso! Sarà divertente vederti volare di nuovo, se sopravviverai. Provaci, mi raccomando! Pazientate, sei fuori. Calma, aspettate il buco. Col fianco, ora! Finirai a rogo, sia lodato il Signore. Vieni a prendermi. Che divertimento. Ah, maledizione! Grazie, Ezio. Mi hai salvato la vita. Ho fatto quel che occorreva. Tu avresti fatto altrettanto. Ne dubito. Il valore non è il mio forte. Ti sono debitore, amico. Di niente. Tutti a bordo! Fra poco si salpa! Quello è il traghetto. Venezia ci aspetta. Il lasciapassare? Di che parlate? Non hai un lasciapassare? Non si entra a Venezia senza lasciapassare. Chi va invitato? Nessuno. Basta. Allora niente da fare. Tranquillo, Leonardo. Mi inventerò qualcosa. Non statevene l'impalate, mi serve aiuto!
Madonna. Oh, siete carino. Le donne vi apprezzeranno. Non cercavo di far colpo. Solo di aiutare qualcuno in difficoltà. Esattamente il motivo per cui fate colpo. E voi siete messer... Auditore, ma vi prego, chiamatemi Ezio. E tu, Caterina. Ora, Ezio, ti meriti una giusta ricompensa. Hai qualche suggerimento? Forse c'è qualcosa che potresti fare per me. Sono tutta orecchi. Sì, signora. Come volete, signora. Non ti darà più disturbo. Ho provveduto io. Grazie, Caterina. Forse ci incontreremo ancora. Se mai dovessi trovarti a Forlì, sarebbe un piacere porgerti il benvenuto. Non vedo l'ora di godere della tua ospitalità. Vi prego di accettare le mie umili scuse, signore. Se avessi saputo... Non datevi pena, amico. Sta attento, Ezio. Lo sai chi era quella? La mia prossima amante? Non credo proprio. Quella è Caterina Sforza, figlia del duca di Milano. Suo marito è... Marito? Sì, suo marito è il signore di Forlì. Quella donna è potente e pericolosa quanto è giovane e bella. Il mio tipo di donna, insomma. Va tutto bene? Va benissimo. Fai progressi straordinari. Straordinari è un parolone. Allora, perché ci fermiamo? L'esposizione prolungata all'animus può avere... effetti collaterali. Magnifico. Non c'è da preoccuparsi. Non hai mostrato nessuno dei sintomi. Sintomi? Quali sintomi? Decadimento cognitivo, allucinazioni temporali, problemi di consapevolezza multipla, realtà sovrapposte, cose così. Quindi mi state dicendo che... Stiamo dicendo, Desmond, che se non stai attento potresti fare a meno dell'Animus per incontrare i tuoi antenati. Il che non sarebbe un male, sempre che fossi in grado di controllarlo. Finora, però, nessuno ci è riuscito. Il soggetto 16. Abbiamo delle protezioni. E loro l'hanno tenuto nell'Animus per troppo tempo, a volte per giorni. Con te staremo attenti. Lo spero. Comunque, vorrei controllare la tua ritenzione dell'abilità, vedere se hai assorbito qualcosa da Ezio. Io ci sto. Bene. Raggiungimi di sotto quando vuoi. Che cosa può aver scoperto il 16 da richiedere così tanta segretezza? A saperlo. Lucy pensa che riguardi il codice, ma io non ne sono convinto. Sono tutto orecchi, come se fosse un cambio di vita, come dice il 16. Potessi entrarci io nell'Animus, lo scoprirei da solo. Invece, come al solito, eccomi qui, relegato a bordo campo. Che stai combinando? Che sto... Ma chi sei, mia madre? Cerco di rintracciare le pagine del codice, per vedere se ce n'è ancora qualcuna in giro. E? Niente di concreto. Pare che ce ne sia una negli archivi della Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. Forse altra in mano a collezionisti privati. Probabilmente templari. Manderei qualcuno a verificare, ma siamo a corto di uomini. Come ci sarà arrivato il codice in Italia? Cioè, sembra così casuale.
Dante Alighieri, tramite Marco Polo. Dici davvero? Successe qualcosa nel 1321, già. Adesso sto ancora lavorando sui collegamenti, ma per quel che posso dire, Polo conobbe gli assassini mentre era in visita da Kublai Khan. Esatto, deve essere lì che ottenne il codice. Ora, quando tornò in Italia, lo passò a Dante. E Dante era in qualche modo legato a loro, se non un assassino lui stesso. Non ho idea di cosa unisse quei due, ma... sai una cosa? Immagino che lo scopriremo. Non credo che Lucy voglia farci giocare con l'Animus. Già, hai ragione. Abbiamo già abbastanza da fare. Immagino che dovrò aspettare per togliermi la curiosità. Come ci sei arrivato qui? Molti degli assassini sono come te, Desmond. Giusto? Nati nella confraternita. Ma io no. Ecco, ci risiamo. Cosa? Me l'ha chiesto lui. Comunque mi ha sempre appassionato l'occulto. C'è un che di emozionante. L'idea che la vita sia più interessante, più misteriosa di quanto siamo portati a credere. E quindi? Sei inciampato negli assassini strada facendo? No, prima ho trovato i Templari, a dir la verità. L'Abstergo è una grande azienda, troppo grande. Il che vuol dire che faceva errori, come il casino che hanno adesso col fluoruro. Solo che li tenevo d'occhio, anni fa. Dovevo avere, non so, 14, 15 anni? Sapevi che l'Abstergo apparteneva ai Templari? No, all'inizio no. Sapevo solo che tramavano qualcosa. E immaginavo di poterglielo impedire. Cominciai a raccattare tutto quello che riuscivo a trovare sull'azienda, a pubblicare roba sui newsgroup per far girare la voce, cercando qualcuno che avesse storie da raccontare. Avrai attirato l'attenzione dell'Abstergo. Per fortuna attirai prima quella di Rebecca. Se no, adesso sarei nel letto di un fiume. Non c'è di che. Già, cercò di mettermi in guardia. Disse che stavo scherzando col fuoco. E tu che cosa hai fatto? Ho pensato che fossi pazza. Ora ti sei ricreduto? Sì, ora so che sei solo un po' tocca. Per fartela breve gli ho salvato il culo. E più volte. Avrei dovuto lasciare che l'Abstergo gli riservasse il solito trattamento. Ma sentila che gioca a fare la dura. Allora che è successo? Ho un dono, Desmond. Per vedere le cose. Creare connessioni. Come il tuo occhio dell'aquila. Solo che è utile. L'abbiamo preso con noi. Sì, per fortuna sì. L'alternativa? Una vita in fuga dall'organizzazione più potente del pianeta. Ho deciso di prolungarmi la vita. Sono un tipo strambo, così ho accettato. Da allora faccio ricerche e analisi per loro. E sai una cosa? Mi piace un sacco. A che serve? Sto tenendo traccia delle altre squadre. Altre squadre? I Templari si sono messi a cacciare i frutti dell'Eden usando la mappa che gli hai procurato all'Abstergo. Per fortuna, Lucy ce ne ha fatto una copia, il che ci permette di inseguirli. E come ce la caviamo? Tutto liscio, per ora. Se trovano anche uno solo di quei manufatti, siamo nella merda. Oh, ci sei arrivato anche tu. Ecco perché ti stiamo addestrando. Una volta ottenute le abilità necessarie, potremo spedirti a operare sul campo. E tu? Perché non sei sul campo? Perché la mia sfera di competenza riguarda altri settori. E a dirti la verità mi va bene così. Intendiamoci, Desmond. Io sono un assassino in tutto e per tutto. Ho già ucciso. E immagino che ucciderò ancora. È solo che preferisco evitarlo. Ehi, ottimo lavoro oggi. Hai talento. Grazie. Diventa sempre più facile. Devo dire che dopo quello che ho passato all'Abstergo, è un piacere stare dalla parte dei buoni. I buoni? Non ti allargare troppo. Che cosa vorresti dire? In caso te lo fossi scordato, Rebecca, siamo assassini. Se vuoi ti faccio un disegnino. Significa che assassiniamo la gente. Solo se necessario. È una scelta. Tu scegli di uccidere. Io non ho ucciso nessuno. No, ancora no. Ma a cosa credi che serva tutto questo, eh? Pensi che Lucy ti stia dando le abilità di Ezio per costruire scuole in Sud America e distribuire riso agli indonesiani affamati? Cosa sei, Desmond? Vegano? Potresti essere il primo assassino vegano della storia. Senti, non è l'ideale. E uccidere qualcuno non è mai facile. Ma a volte non c'è altro modo. A volte, Desmond, qualcuno deve morire perché le cose cambino. Ha ragione. Ma non pensare di non avere voce in capitolo. Insomma, è per questo che ci battiamo, per preservare il libero arbitrio. Scusa, non intendevo metterla giù più dura del dovuto. No, va bene. Allora, come sta andando?
Il programma di traduzione è ancora un po' lento. Mi sa che dovrei sorbirti un bel po' di italiano, mi spiace. Tranquilla, neanche la macchina dell'Abstergo era perfetta. E i sottotitoli sono un bel vantaggio. Allora, qual è il piano? Vediamo cosa sei riuscito a conservare. Andiamo. Quelli dell'Abstergo sono là fuori che ci stanno cercando. Sono meglio finanziati ed equipaggiati, perciò prima o poi ci troveranno. Dobbiamo essere pronti per quando sarà il momento. Voglio che attivi il sistema difensivo del magazzino. Come arrivare ai sensori è affar tuo. Oh, dai, nemmeno un indizio. Apri gli occhi, Desmond. Lucy, vedo delle cose. Le allucinazioni durano più di 30 secondi? No. Allora non c'è di che preoccuparsi. Allora, come vado? Sei riuscito ad assorbire tutte le capacità di Ezio. Il tasso di acquisizione è fantastico. Un paio di giorni e avremo finito. Ok, adesso dimmi, perché Ezio? Perché l'Italia? Cioè, non potevo tornare a impersonare Altair, seguirlo nei suoi primi anni. Tutto è iniziato col 16. Ah, il buon vecchio soggetto 16. Mi ha ritinteggiato la stanza, col suo sangue. Avevo esaminato il suo incartamento. Vidic aveva evidenziato un paio di sessioni dell'Animus, un gruppo di antenati diversi, date e luoghi differenti. L'antica Africa, il Medio Oriente. Ma verso la fine divenne ossessionato dall'Italia. Credo che sapesse della cripta. Mancano alcune delle sue ultime sessioni dell'Animus. E le sessioni che ci sono, dopo tutto quello che i Templari gli hanno fatto, dopo tutto quello che io gli ho fatto, è tutto confuso. Se non avessimo forzato la mano con 16, avremmo già le risposte. E forse lui sarebbe ancora vivo. Quindi cercate sia il codice che la cripta. Sapevo che avevi un antenato in Italia che era al centro di tutto questo. Va bene, penso che per oggi basti. Dovresti riposarti un po'. Lucy, quel che è successo al 16 non è colpa tua. Eri una prigioniera tanto quanto me. Grazie. Buonanotte, Desmond.
È bello averti qui. Che succede? Dove sono? È Acri. È Altair. Come diavolo? Quello deve essere il suo bersaglio. Devo essere svenuto. Ho fatto un sogno strano. Era un bel pezzo che non dormivo. La cosa non dovrebbe sorprendermi. È la donna di Acri. Come si chiamava? Maria, sì. Chissà che cosa vuole da lei. Però, questo non me l'aspettavo. Seguo Altair. Sono bloccato qui con Maria. Oh, cazzo. Significa che... questo è un sogno assurdo. Scusa l'invasione, ma si sta facendo tardi e ci stavamo. Ehi, stai bene? Sì, sì, tutto bene. Strani sogni, tutto qui. Va bene. Lascio che ti prepari. A dopo. Ah, gentile unirti a noi. Scusate, nottataccia. Che professionista e che approccio professionale.
Lascialo in pace. Oh, scusa tanto se richiamo qualcuno al proprio dovere. Segni di follia? Sean, per favore. Va bene. Ehi. Ciao. Tutto bene? Sì, sto bene. Tutto a posto. Sicura? Abbiamo perso altre due squadre stanotte. Altri 8 di noi sono... andati. Mi spiace. Non so più che cosa fare. È come se tutto stesse precipitando. Ehi, ricordi cosa mi hai detto? Devi avere fede. E guarda un po', eccoci qui, sani e salvi. Per quanto tempo? E quando ci troveranno? Che succederà? Quando succederà, se succederà, ci penseremo. Ti terrò al sicuro. Vabbè. Fine del mio piccolo sfogo. Devo tornare al lavoro. E anche tu. Davvero sto bene, giuro.